Ma? Sì. Ma spero bene. Sì, esatto. No, ma gli ho detto la verità, gli ho detto quello che ho studiato. Sì. No, mamma, non devi chiamare nessuno. No, non devi... Ma ti prego, le raccomandazioni sono una cosa brutta che facevate voi all'epoca vostra. È bruttissima sta cosa. No, no. Ce la faccio da solo, ma non c'è problema, ok? Sì. Sì. Aspetta. Ti chiamo io, ma... Innocenti. Innocenti! Innocenti, sono... Luca. Marini, ti ricordi terzo banco? Ma... Sali. Dai, vieni, sali. Pagarmi la mia libertà. Io devo fare due lavori. La mattina sto al bar da mio zio e il pomeriggio faccio il commesso dentro un negozio del centro. Tre volte alla settimana, ovviamente in nero. Pensare che mi ci sono pure laureato. Con la lode. E che ci ho fatto? Niente. Anni buttati, colloqui, speranze, niente. Tutto vano, tutto vuoto. Ma che è colpa mia, eh? Dico, è colpa mia se c'è la crisi, se c'è la disoccupazione e tutte queste cose che dicono i giornali. Poi c'è mia madre che mi rompe con sto monsignore, che dice che mi... Che te ridi? Che dice che mi può presentare, che mi risolve le cose. No, c'è nel 2012 ancora il monsignore, te rendi conto? Io la trovo una cosa così svilente, guarda, proprio... Non ce la faccio. Le raccomandazioni, non ce la faccio. Senti, sarò uno scemo, ok? Sarò un sognatore, sarò quello che ti pare a te. Però io ce la vorrei fare da solo. No, che sta a fare? Aspetta, non c'è. No, no, fermo. Guarda che non c'è problema, veramente. Non... Io ci arrivo a come 800 euro al mese. E tutto quello che mi stai raccontando lo so benissimo. Noi siamo cresciuti pensando che avremmo realizzato facilmente i nostri sogni, che bastava seguire un percorso già tracciato per farcela. Ma non è così. Realizzare i propri sogni oggi è un lusso per pochi. Anche a me piaceva studiare. Credevo di potercela fare. Credevo che avrei fatto ciò che mi piaceva. Ero ottimista. Non mi preoccupavo. Per me tutto sarebbe andato bene. Tutto sarebbe andato bene. Ero convinto che qualcuno mi avrebbe dato una possibilità. Essere paziente, aspettare. Ma volevo pagarmi anche io la mia libertà, come te, proprio come te. Di tempo a rendermi conto. Era tutto un inganno. E allora via i sogni, via le aspettative. Non ero tra i pochi, ero tra i molti. Ma è proprio quando non hai più aspettative che sei pronto. Pronto ad essere te stesso.
il caso. Il caso ha dei meccanismi che noi non possiamo comprendere. E certe occasioni sono figlie del caso. Sociologia. Già. E che cosa avresti voluto fare da piccolo? L'astronauta? Beh, credo proprio che sociologia non sia la facoltà più adatta per fare l'astronauta, no? Cosa sono quelle? Ah sì, sono regali dei miei studenti. E grazie a me che hanno dato una svolta alla loro vita. Vedi, anch'io sono laureato in sociologia. Ed è proprio grazie ai miei studi che ho potuto fondare questa scuola. Una scuola? Sì. Vieni, ti faccio vedere. Ogni città è diversa. Ogni città ha sua caratteristica. Roma è particolare. Roma è città complicata per sua dimensione, come tu vedi la mappa, e soprattutto per suo numero di semafori. Le lezioni sono tre volte a settimana e dopo un mese potrete già cominciare a lavorare. Ah, subito si paga soltanto l'iscrizione. Il resto della retta ve lo detraggo direttamente da quello che guadagnate in un anno. In questa scuola si impara una cosa molto semplice. Si impara come chiedere soldi. Ma tu non pensi. CFP, Centro Formazione Poveri. Una scuola professionale per finti poveri. Questa è l'occasione che ha cambiato la mia vita. Capire come sfruttare il senso di colpa di chi ha nei confronti di chi non ha. Il tirocinio è stato bellissimo, una settimana da veri poveri. Ciascuno di noi poi ha scelto il proprio personaggio. C'è chi l'ha presa veramente sul serio e chi finalmente ha seguito la sua passione. Io ho smesso di farmi prendere per il culo. È legale sta cosa. Rinunciare ai propri sogni è legale? E dove sta scuola? Tranquillo, eh? Ti raccomando io.